funziona un trattamento di auricologia? Come funziona un trattamento auricolare? Abbiamo qui Giulio che viene con un problema di dolore alla schiena. Giulio ha già fatto una visita presso uno specialista che non ha trovato nessuna problematica patologica, quindi nessuna compressione, nessuna ernia a livello vertebrale, e la diagnosi che gli è stata fatta è che semplicemente Giulio ha una contrazione muscolare. Questa contrazione può avere varie cause. Può essere legata allo stress, può essere legata a una cattiva postura, può avere tante origini. Nel studio, nell'analisi auricologica, vado a vedere cosa mi dice l'orecchio o le orecchie, i due padiglioni auricolari. Osservo l'orecchio di Giulio e noto subito che c'è una rettilizzazione della parte lombare, che da Giulio, se il problema del dolore alla schiena è soprattutto nella zona bassa, nella zona lombare. Giulio, il dolore alla schiena è nella zona lombare? Sì, è vero. Ecco. Quindi quindi questo mi conferma che l'orecchio mi ha già detto dove c'è il dolore. Nell'osservare l'orecchio di Giulio posso anche vedere tante cose, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista emotivo. Per esempio, posso notare che Giulio ha una buona respirazione perché ha un buon diaframma, ma in questo momento ha un diaframma che non sta lavorando molto bene, è un po', come dire, rallentato nel movimento, un po' contratto. Posso vedere che Giulio in questo periodo sta passando un momento di tensione, di stress. Questo momento, che potrebbe essere pochi giorni, qualche cosa, comunque anche un periodo più lungo. Comunque diciamo che mi dice che c'è un po' di tensione. A livello emotivo posso vedere anche che Giulio è una persona molto aperta alle novità, alle ricerche. È una persona molto curiosa, che però è talmente tanto curioso che non riesce a trattenere tutte le informazioni, le curiosità, le novità con le quali viene a contatto. Posso vedere che Giulio, però, prima di mettere in pratica queste novità, queste curiosità, o comunque qualunque cosa gli si chieda a Giulio di fare, Giulio ha bisogno di capire il perché, cosa servono queste cose, perché bisogna fare queste cose, e quindi avere anche un'interpretazione delle cose che deve andare a fare. Posso vedere anche che Giulio, per esempio, sempre dal punto di vista, tendenzialmente è una persona che ha forse un eccessivo senso del dovere. Allora, questa cosa mi dice anche che questo mal di schiena potrebbe essere anche dovuto a un sovraccarico della sua disponibilità a fare le cose e comunque anche un affaticamento. Posso vedere che Giulio, per esempio, è anche una persona che si è resa indipendente dalla famiglia molto presto. Indipendente vuol dire di non dipendere sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista affettivo. Uh,
Questo problema lombare, per esempio, mi dice anche che c'è un po' di diciamo, affaticamento, diciamo così, sull'articolazione tra il bacino e la gamba, quindi la coxo femorale. Fatto questo, come possiamo aiutare Giulio? Possiamo intanto osservare che tipologia di orecchio ha, e in base anche a questa tipologia, alla sua tipologia, possiamo andare a scegliere il tipo di trattamento. Nel suo caso, per esempio, un trattamento che potrebbe essere ottimale è l'irrorazione delle zone che devo andare a trattare attraverso l'irrorazione luminosa, con l'irrorazione luminosa e in particolare con l'irrorazione cromatica. Altre modalità di trattamento, in altri casi, possiamo utilizzare gli oli essenziali, possiamo utilizzare dei fitoterapici, possiamo utilizzare anche semplicemente il massaggio dell'orecchio con questo strumento e proviamo a vedere un po', adesso facciamo un caso di trattamento, possiamo vedere come, per esempio, se vado a fare un piccolo massaggio sull'orecchio, nella zona appunto della rettificazione del raddrizzamento della colonna lombare, possiamo cominciare a fare un po' una piccola stimolazione e chiediamo a Giulio se ha sentito un miglioramento o no rispetto a questa stimolazione. Come ti senti, Giulio, adesso? Sì, c'è più rilassamento in quella zona. Quindi Giulio ha più rilassamento. Cos'è successo? Che attraverso la stimolazione ho fatto altro che dare un input alla zona lombare attraverso il riflesso dell'orecchio rispetto alla gamba, stimolando l'orecchio per riflesso, stimolazione riflessa, ho fatto in modo che, intanto massaggiando questa zona, è come se io massaggiassi realmente la zona lombare. Nello stesso tempo posso stimolare questa zona e favorire un deflusso sanguigno nella zona lombare. Questo qua appunto mi dice questa stimolazione. Ok. Giulio? Modifiche, puoi anche dire che non è cambiato nulla, però no, c'è stato un miglioramento nella zona. Perfetto, c'è stato, quindi nella zona ho sentito un miglioramento. Proprio perché Giulio magari sta passando questo periodo di tensione, gli posso suggerire di portare con sé, per esempio, una boccettina di olio essenziale di lavanda e ogni tanto annusarla. Proprio perché la lavanda non solo è un mio rilassante, quindi rilassa i muscoli, toglie la tensione ai muscoli, ma è anche lavora anche a livello mentale, quindi proprio porta un po' più di distensione, quindi un po' di rilassamento. D'accordo. Ok, Giulio, d'accordo? Grazie. Prego.